una macchina a vapore per sostituire i diserbanti. L'idea, nata in Austria, oggi si sperimenta anche a Malles, in Val Venosta, comune all'avanguardia nella lotta ai pesticidi. Contro il glifosato, oggi bandito per legge, gli erbicidi usati negli spazi pubblici, si sono spesso mobilitati ambientalisti e verdi e in consiglio provinciale il Movimento 5 Stelle. Oggi una piccola idea viene in loro aiuto. Isabella Cherubini. Non è una nuvola di diserbanti, potenzialmente velenosi per il terreno e l'uomo. È vapore a 140 gradi, spruzzato da una piccola macchina lungo i bordi dei marciapiedi e nei luoghi aperti dove trovano spazio le erbe infestanti. Così lessate, queste vengono poi asportate prima che si secchino. L'idea è nata in Vorarlberg ed è già attuata anche nella Grande Vienna. Non poteva essere che Malles, il paese diventato famoso nel mondo per il suo referendum contro i pesticidi, il luogo che per primo ha deciso di adottarla. Non si spargono sostanze tossiche, ci tiene a sottolineare il vice sindaco Josef Turner. Il calore dilata le cellule della pianta che diventa incapace di produrre energia attraverso la luce. Certo, quando tornerà la pioggia, queste erbe ricresceranno, ma ciò avviene anche con le sostanze chimiche. In tutta Europa, dice, si va verso un'agricoltura senza veleni e questi sistemi innovativi che hanno il pregio della semplicità mostrano che la chimica pericolosa non è indispensabile. Malles semplicemente continua in una strada già intrapresa.